Chiara Ferragni cambia mood, torna single e super fashion in California. Si fa vedere chic e con mise che mettono in risalto il suo fisico snello e lasciano poco all'immaginazione. La fashion blogger, dopo l'addio a Fedez, è sorridente e scatenata. Non solo, il 1° maggio festeggia in anticipo il compleanno, che arriverà il 7 maggio, con le amiche a Malibu. Le foto raccolgono tanti consensi, ma pure una pioggia di critiche. In molti ritengono stia esagerando, visti i guai che l'hanno travolta dopo il Pandoro Gate, con gli sponsor in fuga e gli affari che avrebbero subito una brutta battuta d'arresto. La situazione in Italia non è certo florida e serena. Eppure Chiara si trasforma. Niente più stile, dimesso e sottomesso. Pare nuovamente quella di un tempo, allegra, scanzonata, elettrizzata dalla sua vita americana nel posto, come ammette lei stessa, dove tutto è cominciato. Accanto all'imprenditrice digitale ci sono Chiara Biasi e Veronica Ferraro, sue intime e alleate. Non la lasciano sola, al mattino presto si va in palestra per una lezione di Pilates, poi tutte in giro, tra risate e voglia di stupire. Stando ai ben informati rimarrà negli States anche il 7 maggio, quando effettivamente arriverà il giorno in cui compirà 37 anni. Nessuna certezza però al momento a riguardo. Sta di fatto che la Ferragni decide di reagire agli eventi così. E alcuni non apprezzano affatto. E via, si ricomincia con le tette fuori. Il periodo di clausura e castità finito. Pigiama grigio buttato via. Si ricomincia con Capezzolandia, scrive una follower. Non mi sembra molto disperata per la sua situazione abbastanza a rischi, sia penalmente che economicamente, fa notare qualcuno. C'è anche chi, spietato, sottolinea, ha venduto figli e cane. Ricordando che Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, sono in Italia con papà Federico. Di Paloma, il Golden Retriever preso prima di Natale, quando i Ferragnez ancora esistevano, non c'è traccia.